E fai male. Molto male. Ma stai a scherzare? Ciao a tutti, ben ritrovati su Dr. Loomis Channel, nuovo video oggi dedicato a un prodotto che mi è arrivato dalla Severin, quindi dagli Stati Uniti. Vi voglio fare un'anteprima di ciò che contiene questo pacco che ho preordinato circa un mese fa, ci è voluto un po' di tempo finché arrivasse in Italia, ma oggi è arrivato finalmente il momento, quindi possiamo spacchettare il prodotto, ve lo mostro così già da questa angolazione, poi faremo un video unboxing dedicato con tutti i prodotti. Complessivamente sono 4 titoli. Allora, io inizierei da quelli più noti, da quello forse più atteso, ovvero 4 mosche di velluto grigio, edizione 4K della Severin, edizione che comprende quindi il film in 4K, poi all'interno abbiamo anche 2 dischi Blu-ray con tantissimi contenuti speciali, in più abbiamo il 4° disco che è la colonna sonora del film, ecco qua, composta da Ennio Morricone. Ovviamente per quanto riguarda il disco 4K, quello si può visualizzare con tutti i lettori 4K, non è come con il Blu-ray dove ci sono magari le varie regioni, region A, region B, e quindi c'è, diciamo, questa problematica anche con le edizioni estere, soprattutto quelle americane, mentre con i 4K, che sia stato prodotto in America, in Europa o nel Burundi, è sempre visibile anche con i nostri lettori, quindi non c'è nessun problema. Di questo poi appunto faremo un unboxing dedicato. Secondo titolo, anche questo molto atteso, è il film sempre diretto da Dario Argento, una delle rare pellicole non thriller horror del regista romano, ovvero il film Le 5 giornate con protagonista Adriano Celentano. Anche qui la Severin ha distribuito il film in 4K. Qui però, a differenza del film delle 4 mosche di velluto grigio, abbiamo il film sì in 4K, quindi visibile con tutti i lettori 4K, però il disco bonus presente, quindi il disco numero 2 in 1080p, quello è region A con tutti i contenuti speciali, quindi non abbiamo modo di visionarlo sui nostri lettori europei, a meno che non abbiate un lettore multiregione o magari una PlayStation modificata. In più abbiamo anche il disco con la colonna sonora del film, e anche di questo faremo poi un bel video unboxing dedicato. Molto belle queste slip, e mi fa molto piacere che la Severin non sigilli l'intero prodotto ma soltanto l'amarai interno, perché come spesso accade quando si mette il cellophane anche sulla slip ci ritroviamo poi con tutti gli angoli schiacciati, ed è un vero peccato. Poi passiamo adesso invece al terzo titolo invece, che è The Devil's Game, altro prodotto Severin uscito proprio adesso in commercio. Si tratta di una serie televisiva a puntate, sono circa 6 ore, di una serie TV Rai dei primissimi anni 80, del 1981, e ci sono vari ottimi registi, molti di loro conosciuti, tra cui abbiamo ad esempio Giulio Questi, che aveva anche diretto il film Django Kill, ma soprattutto il nome che spicca su tutti è Mario Bava, che ha diretto l'ultimo episodio, che si chiama La Venere d'Ille, che aveva poi co-diretto con il figlio in quanto faceva da co-regista. Edizione anche questa region free, quindi si può tranquillamente riprodurre anche sui nostri lettori europei, traccia italiana ovviamente su tutta la serie, e ci sono i sottotitoli opzionali in inglese. E anche questa comprende diversi contenuti speciali, tra cui un'intervista con Lamberto Bava e un'altra con Nino Celeste. Infine, l'ultimo titolo che ho acquistato, che ho recuperato anche questo appena uscito in commercio, è Blood on Melis Moon. Questo invece è un film diretto da Luigi Cozzi. Anno di produzione dovrebbe essere 2016, anche questo è region free, quindi si può tranquillamente riprodurre sui nostri lettori europei, anche questo con traccia italiana, sottotitoli facoltativi in inglese. Anche questo comprende diversi contenuti extra, perché è un'edizione a 2 dischi. Abbiamo un documentario Fantacozzi di 70 minuti, che è presente sul secondo disco. Questo documentario però io l'avevo già acquistato grazie all'edizione di
Scontri Stellari, che era uscito anche nel formato Blu-ray, purtroppo me lo sono perso, però poi l'ho recuperato nel formato DVD della Dynit, e qui abbiamo questo interessantissimo documentario, appunto, Fantasticozzi. Però se ve lo siete persi, potete quindi recuperarlo grazie a questa edizione Severin a due dischi. Abbiamo anche sul primo disco The Little Wizard of Oz di 96 minuti, un'introduzione di Luigi Cozzi e diversi altri contenuti speciali. Però ripeto, tutti questi prodotti che vi ho appena mostrato adesso in maniera abbastanza veloce, farò poi degli unboxing dedicati, vi mostrerò tutto nel dettaglio, li spacchetteremo insieme, vedremo i contenuti extra, packaging nel dettaglio e anche i vari menu di tutti questi film. Quindi mi raccomando, tenete sempre sott'occhio il canale, perché spalmerò i vari video unboxing durante la prossima settimana. Se siete interessati all'acquisto, vi ricordo che questi prodotti Severin sono disponibili sul loro sito, quindi non si possono acquistare, almeno per il momento, su Amazon. Quindi vanno acquistati direttamente sul sito della Severin. Bene, per il momento è tutto, io vi ringrazio per la visione di questo video e noi ci vediamo molto presto per altri video unboxing. Ciao a tutti!